respinte per la seconda volta dall'aula di Palazzo Madama le dimissioni della senatrice 5 Stelle Giovanna Mangili, accusata di inciuci e parentopoli brianzole. Era infatti emerso che il marito della neosenatrice, Walter Mio, è consigliere di Movimento 5 Stelle a Cesano Maderno, a Monza. La senatrice, in aula, ha letto un testo in cui spiegava le ragioni della sua scelta. Una scelta dettata da ragioni personali. «Ho scelto di dimettermi in piena autonomia», dichiara Mangili, smentendo anche le voci su una possibile divisione all'interno del movimento sulla sua persona. Ma l'aula non ne vuole sapere. La sua richiesta ha ottenuto 57 voti a favore, 8 astenuti e 186 contrari. Il capogruppo PDL al Senato, Maurizio Gasparri, prende la parola e attacca la senatrice. Non ha motivato le sue dimissioni e per la libertà sua e del Parlamento, che è il luogo della libertà, voteremo contro. Al capogruppo PDL risponde il capogruppo 5 Stelle Vito Crimi. Signor Presidente, sinceramente non capisco cosa c'è all'ordine del giorno oggi, se la richiesta di dimissioni dell'amica Giovanna, oppure se qui c'è un dibattito politico sul vincolo di mandato, sulla trasparenza o su altro. Non ho capito di cosa stiamo parlando. Io sinceramente sono veramente costernato dalla crudeltà, perché di questo si tratta, crudeltà nei confronti di una persona che ha dichiarato fin dall'inizio, quindi senza alcuna strumentalizzazione politica di questa sua scelta, ha dichiarato fin dall'inizio di voler rinunciare al mandato. E come i funzionari parlamentari sanno, abbiamo telefonato anche prima dell'insediamento del Parlamento, perché la persona aveva chiesto addirittura di poter esercitare il diritto di non essere proclamata, addirittura prima dell'insediamento del Parlamento. Oggi ci sembra veramente un accanimento nei confronti di una persona che è venuta qui in quest'Aula e con emozione credo che si percepiva anche la difficoltà nell'enunciare le parole per l'emozione. Ok, quindi mi sembra veramente un accanimento e una crudeltà. Comunque, rispetto alla vostra decisione, nessun problema, continuiamo così e continuiamo a mantenere le doppie, triple, quadruple poltrone come attualmente siamo abituati. Se c'è qualcuno che non ha rispettato questo Parlamento, questo Senato e continua a non rispettarlo, sono queste persone e non sicuramente chi, perché non siete abituati. Non siete abituati a qualcuno che ha il coraggio di dire lascio il posto a qualcun altro che può svolgere magari con più dedizione e impegno il mio incarico perché non me la sento di farlo. Questa cosa non siete abituati purtroppo, perché l'attaccamento alle poltrone è eccessivo. Sinceramente, veramente mi sembra sia il caso di mettere fine a questo percorso ad ostacoli.